Salve a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Oggi insieme a me che sono GigiO abbiamo Claudio Cugliandro. Hola. E un ospite ovvero Andrea Cassini. Ciao Andrea. Ciao, 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 ciao. Insomma, tanto ti ringraziamo per la partecipazione e Grazie ovviamente... a voi dell'invito. Figurati. E non, ovviamente cioè, volevo dire non facciamo spoiler, ma tanto chi ci ascolta, comunque chi ci guarda su YouTube avrà già letto il titolo della puntata. Perciò io insomma eh, par che parliamo direttamente eh, dell'argomento, ma prima facciamo che sì che Andrea si possa presentare. E quindi Andrea eh, di, di nuovo benvenuto, dici eh, che cosa fai di bello nella vita. Allora, le presentazioni fanno sempre un po' alcolisti anonimi, però insomma, <ride> ci proviamo. E io diciamo di lavoro come occupazione principale, però insomma... Mi fa sempre un po' strano chiamarlo, chiamarlo lavoro perché si dice è una Perché eh, traduco libri, traduco letteratura, romanzi nello specifico fantasy, fantascienza, weird, speculative fiction, potremmo dire, insomma, tutto ciò che è fantastico. E che insomma rispecchia anche un po' la mia, la mia formazione, il mio percorso, eh, anche come poi eh, giornalista, comunque autore di, di articoli di, di vari argomenti. Anche videogiochi, giochi, nello specifico ho scritto di videogiochi su Ludica e, su, e continuo a farlo su L'Indiscreto, che è una rivista di cultura generale, insomma ad ampio spettro, che dà anche spazio, fortunatamente, eh, perché è una cosa abbastanza innovativa secondo me per riviste di questo tipo, ai videogiochi. E sono anche scrittore, ho pubblicato un po' di. Di cosette su riviste, antologie, racconti e un romanzo che insomma, si intitola Non tutto il male, è uscito l'anno scorso. E poi, legandoci un po' più strettamente al tema della puntata, eh, ho un podcast barra trasmissione radio, perché va sia in diretta che poi in, in differita tramite podcast su Fango Radio, che eh, si intitola I Diari del Lupo e prendo un po' spunto dal fatto che io abito anche questa è una bella fortuna eh, in mezzo al bosco fondamentalmente e ho, ho l'opportunità di girare nel bosco tutti i giorni e eh, studiare un po' la, la fauna selvatica le tracce che lasciano eh, approfondire anche poi tramite gli, i miei animali il mio cane e, e gli animali selvatici il, il rapporto che ci lega e come ci lega alla, alla natura. Quindi, insomma, declinare tutto questo in direzione poi ai videogiochi è una cosa particolarmente interessante, e penso abbastanza inesplorata, anche con, con tanto potenziale da, da esprimere. Concordo soprattutto su quest'ultima parte. Andatevi a seguire il, il podcast, che è veramente tanta roba. Infatti, Vabbè, tocca, io... devo, infatti devo, devo dare a Cesare ciò che è di Cesare è stato Claudio a proporre Andrea come ospite per questa puntata e quindi immagino che lui per primo abbia insomma anche delle curiosità insomma relative a, a, al perché gli è venuto in, cioè perché, perché ti è venuto in mente questo accostamento al di là del fatto che abbiamo capito che Andrea comunque si occupa appunto di natura quindi mi sembra anche adatto insomma come ospite ma insomma Cosa, qual è stata la scintilla? No, ma sulla base di, di quello che ha detto, io semplicemente lurcando il suo profilo mi sembra una persona abbastanza eclettica, come ha appena descritto se stesso, insomma, dal, dalla traduzione allo scrivere, all'appassionarsi di... Tra l'altro lui è anche appassionato di basket, se non, se non, se non ricordo sì, male. Sì, sì, sì. Che è... Anche quella è una passione, diciamo che condividiamo. E, e quindi ho pensato che, che potesse essere interessante proporre per una puntata proprio per quello che ha detto lui alla fine, che è un tema in realtà noi nel podcast ne abbiamo spesso parlato. Noi abbiamo fatto una puntata con, con Fulvio Giachino, che è un entomologo che poi ha pubblicato anche un libro molto interessante al riguardo, sul tema sempre del rapporto tra, in quel caso specifici tipi di animali, eh, essendo lui entomologo, però, eh, tra l'altro, particolarmente esplorati nel mondo dei videogiochi. Però, al di là di qualche puntata, di qualche articolo, continua a rimanere qualcosa che di solito anche secondo me è poco esplorato. Eh, segno anche del modo particolarmente antropocentrico con cui ci relazioniamo spesso il videogioco, eh, che diamo per scontato che debba avere questa forma di... Eh, centralità intanto dell'avatar, e, e che non significa quindi per forza antropocentrico, potrebbe essere anche un avatar invece animale nei confronti eh, di, di figure umane, anche se è molto, molto rara questa, questa un'esperienza simile nel mondo dei videogiochi, insomma. E quindi ho pensato che potesse essere interessante proprio perché secondo me manca questa prospettiva ecocritica, ma che non deve per forza arrivare a una prospettiva ecocritica anche proprio di riflessione su cosa è la natura eh, nei videogiochi soprattutto in un'era in cui al di là del batto royale quel genere di fenomeni lì lo, il cosiddetto open world è la formula dominante dell'offerta eh, single player cioè, cioè diciamo banalizzando perché non è così, però generalmente la stragrande maggioranza dell'offerta ha delle caratteristiche che sono open world e questo world molto spesso implica anche la costruzione di, di sistemi che interagiscono con te e quindi anche di una natura che sia una natura eh, alla della stovasse, quindi effettivamente una natura che domina eh, o alla horizon no? che domina il panorama oppure che sia un cyberpunk dove invece la natura è stata quasi sostanzialmente asfissiata dai, dai gas del, e però c'è sempre in una qualche forma e, e quindi penso che sia una prospettiva interessante che viene troppo poco eh, approfondita. E da lì quindi il, eh, facciamo una puntata. Mm. Ci sta, beh sì effettivamente... C'è un grande impegno da parte di tutti nel cercare di creare sempre degli ambienti, adesso mi venivano in mente anche Red Dead Redemption 2 che per esempio mostra comunque un ambiente ancora da distruggere diciamo, mettiamola così, esisto che si parla dell'avvento dell della rivoluzione industriale insomma in tutta la sua potenza negli Stati Uniti, ma anche un nome in Sky dove in realtà la natura è infinita. Okay, abbiamo appunto mondi procedurali uh. e ci sto rigiocando di recente, se non si fosse notato, dove appunto ogni pianeta è diverso e abbiamo quindi biomi, flora e fauna sempre diversa, seppur magari simile tra un pianeta e l'altro. A questo punto faccio la domanda ad Andrea: Andrea, che stai giocando in questi giorni? <ride> Allora, guarda, neanche a farlo apposta, perché veramente non è stato fatto apposta quando mi ha, mi ha contattato Claudio per invitarmi alla puntata. Io avevo ricominciato recentemente a rigiocare, perché l'avevo giocato all'uscita e mi era venuta voglia di riprenderlo. Eh, The Last Guardian di Fumito Ueda, eh, eh, gioco che ha i suoi problemucci, ma che secondo me resta un grandissimo gioco e che insomma c'entra proprio perfettamente l'argomento, secondo me. Uh -huh. e poco prima diciamo, ho appena staccato una, una prima fase di, di dipendenza da Elden Ring, prima che ritorni <ride> la, se la seconda fase perché tornerà, diciamo, sono arrivato a un tot di ore che ho detto per il momento sono sufficienti e avevo bisogno di staccare con qualcosa di diverso. E... cioè della Sgardia <ride> <ne è stato ride> molto, sì <così>. esatto <ride> no, in mezzo ho anche giocato a disco Elysium a dire il vero che mi mancava da, da recuperare ah. eh, e, um, però visto che si parlava di magari della eh, eh, lo... ci arriviamo un pochettino più avanti perché mi interessava dire una cosa sugli open world visto che, che, che l'argomento mm -hmm. è partito proprio da quello e eh, Elden Ring fondamentalmente lo è eh, e lo è in grande stile, ma sì, condivido il, uh, il discorso che stavate facendo sul, uh, sul fatto che gli open world presentino un, uh, la natura in maniera abbastanza controversa, problematica. E, um, per certi versi è inevitabile. Io stavo pensando ad esempio a giochi a cui potevamo essere abituati una volta, anni 90, dove c'era il concetto di open world, ma c'era un concetto di esplorazione. Un gioco di ruolo cioè. gia giapponese, per esempio, con la sua bella visuale in 2D, aveva la componente di esplorazione e quindi aveva i suoi elementi naturali che a volte facevano che a volte campeggiavano proprio nella mappa, però le. Scarse risorse, anche grafiche, tecniche a disposizione, non ti facevano nemmeno avvertire, secondo me, la mancanza di una magari interattività con quella natura che vedevi, uh -huh. eh, non ti facevano avvertire il fatto che quella natura fosse statica, eh, uh -huh. anziché dinamica come la natura è eh, oggi. Penso che questo vada di pari passo con il realismo grafico, ma, ma non solo. Uh, mi sembra che tutti questi compromessi, che poi alla fine sono anche strettamente tecnici tante volte, uh, a cui ci abitano i videogiochi, uh, si facciano sentire sempre di più. Uh, io per esempio sono una di quelle persone che nei, nei giochi open world più sono realistici e immersivi, come avete citato della stovasma il uh, discorso può valere anche per Elden Ring o per altri, soffro sempre un pochettino di più a sopportare quelle cose come gli inventari infiniti, la possibilità <ride> di raccogliere un oggetto naturale, quindi raccogli questo bambù, raccogli questo fiore con la semplice pressione di un tasto, che sono cose appunto normalissime e che vanno benissimo perché altrimenti poi il gioco diventerebbe qualcos'altro però mi fanno, mi creano sempre maggiori problemi. E, e credo che quindi gli open world debbano eh, giocare, stare molto attenti a, a stare su questo equilibrio, no? al cercare da un lato la profondità, come penso abbia la grande Elden Ring, come, come ha Breath of the Wild, questi grandi open world, Red Dead Redemption, che ho citato prima. Diciamo che la profondità poi del mondo e del gioco nasconde un po', comunque camuffa queste, queste problematiche. Ehm, oppure puoi fare una, una, una... Perché per esempio la natura ha in questi giochi un aspetto, se vogliamo, più interattivo, perché poi ci sono piogge, ci sono condizioni meteorologiche che influenzano l'attività dell'avatar, però resta una natura che molto spesso è una scenografia, che molto spesso è statica e non, non c'è assolutamente quella possibilità di traslare il proprio avatar umano su qualcosa che non, che non sia umano ma perché la storia è pensata così e questo, questo è abbastanza ovvio um, mi piace e quindi dal punto di vista della natura si innesca anche un, uh, uno sguardo anche consumistico nei confronti degli uh -huh. oggetti naturali che vediamo nel gioco. Se un fiore, un ramoscello, un albero è semplicemente un qualcosa da raccogliere, spesso riutilizzare per costruire una, un abito o anche una cosa magari inutile come una skin tante volte, eh, si perde poi la, la rilevanza no, di quell'oggetto lì. Eh, io ad esempio in alcuni giochi open world a, a cui ho giocato recentemente, tipo Ghost of Tsushima, Uh -huh. Ho proprio evitato completamente di cacciare gli animali, perché non, non c'è in, all'interno di quel gioco una cultura della caccia, tra virgolette, sì. come sì, c'era sì. ad esempio, ora non vorrei dire una castroneria, ma mi sembrava che fosse Assassin's Creed 3, quello in 3, America, 3, 3, 3. Esatto, sì. no? con un po' la cultura degli indiani d'America, che in un certo senso ti faceva capire l'importanza della caccia e ti calavi di più nel personaggio che interpretavi, se, se non mi ricordo mm. male. Sì, sì, non, non solo. Eh, Assassin's Creed 3 secondo me da quel punto di vista è anche abbastanza un precursore di qualcosa mm -hmm. che poi secondo me ha fatto solo Red Dead Redemption 2, mm -hmm. cioè eh, ti obbligava a un rapporto che intanto aveva un'interazione... <coughs> attenzione... Non stiamo dicendo chiaramente che sia un grande trattato del rapporto con la natura, però piuttosto che avere proprio tutta la natura solo come risorsa, come dicevi tu, solo, solo qualcosa da consumare e al di là della, del piccolo ringraziamento che ogni volta faceva Raduna Gheton sì, quando, eh, ucc quando uccideva la, la preda e diceva Nauma, quindi ogni volta chiedeva grazie per, per quello che, esatto. che era stato fatto, poi comunque il gioco ti faceva uccidere 100 castori per avere la sacca, <ride> eh, più, più, però era quantomeno un tentativo, sì. e poi molto spesso l'animale, ehm, uno fuggiva, mm. che è una delle reazioni più reali, e che invece di solito nei videogiochi anche quando gli lanci un bazooka contro comunque l'orso continua a caricarti è che è una delle robe più assurde che ci siano nei videogiochi e che invece per esempio Red Dead Redemption fa molto bene ehm, e poi aveva se vi ricordate i quick time event che sì. sono un, un briciolo di elemento in più che rendeva la scena un pochettino meno ridicola no? nel come dicevi tu, eh, anche più, più aumenta il fotorealismo, più per esempio la questione dell'inventario, ne abbiamo parlato in un video di Glitch sull'Uncanny Valley. Cioè, più, più è reale, più è credibile, più esatto, sì. quando mi presenti l'evidente fi fittizio, la cosa un pochettino mi stordisce. Al contrario di un Super Mario, che è una cosa in cui io non credo nel senso di reale, quindi mi va bene certo. tutto. E e lo stesso vale per i combattimenti no? questi lupi con 8 milioni di vita sì, che sì. tu devi colpire con, eh, con, con 4 triliardi di frecce e invece con il quick time event c'era una naturalità del gesto che non significa realismo perché era totalmente reale con Connor che faceva quelle cose assurde sì. alla Assassin's Creed però c'era un po' il tentativo di questa sì, sì, cosa sì. E, ed è un, un gioco che da quel punto di vista infatti io ho apprezzato tantissimo e eh, eh sì, come dici tu, c'è pochissima profondità, nelle, cioè Ghost of Tsushima che ehm, anche in questo manca il rispetto di una certa cultura giapponese che è evidente che è filtrata solo dal, dalle lenti di un certo cinema, perché quel rapporto invece con la natura, che è una cosa molto presente ancora oggi nella cultura giapponese, basti guardare a certo cinema... E mm -hmm. manca completamente. cioè Gli animali sono solo risorse. La volpe sì. indica come ottenere il collezionabile. Si esatto. cammina per la natura, si preme un veloce quadrato dove si prendono arbusti e cose per costruire armi senza mm -hmm. avere alcun legame col, col momento. no? Mm -hmm. e, e ci sono anche giochi che provano via intermedie. pensa a Far Cry, che quantomeno il gesto sì. con la mano lo fa, però comunque arrivare. Un accumulo e invece poi si arriva al livello di Red Dead Redemption che infatti viene criticato per la noia mm -hmm. perché ti obbliga ad avere un rapporto: eh col, sì. col, con la non puoi uccidere 100 bufali anche perché non ci fai nulla, e no. è... È perché li devi lasciare lì, non li puoi materialmente mm -hmm. portare. E è... anche quello è qualcosa che ti obbliga a ragionare sul fatto che sono risorse che forse ti bastano quando ne hai presa una. Mm. Eh, è, è, è lì quindi entrando nel discorso che hai fatto tu sul consumo sì sì sì, sì. secondo me sono tutti esempi no, di quello che dicevamo di come chi si trova oggi con queste potenziali qui, potenzialità qui e con questo contesto a realizzare un open world deve scegliere eh, una, una posizione su questa linea piuttosto sottile e cercare di stare in equilibrio per esempio Ghost of Tsushima io in realtà l'ho anche apprezzato ma perché mi sembra abbastanza sincero in quello che fa, è un gioco molto scenografico, mm -hmm. eh, bello anche visivamente, dinamico, su queste cose più sottili non ci prova nemmeno più di tanto, <ride> e, e io sinceramente l'ho apprezzato così. Eh, però non è mh, in nessun senso, secondo me, un equilibrio facile da... da mh, non è un equilibrio su cui è facile stare. La cosa... Mh, Bella, interessante però che, che spesso hanno gli open world e che lasciano poi tanta libertà, un po' di libertà al giocatore. No? Tutte quelle soluzioni emergenti tante volte possono dire qualcosina in, in più anche rispetto a quello che avevano pensato probabilmente gli sviluppatori. A me su queste tematiche viene sempre in mente la storia della run vegana di Zelda, no? quella di concordo, Michelle, concordo, Michelle Westerlaken, che è una ricercatrice, adesso non mi ricordo la nazionalità, comunque molto, molto brava, eh, che fece proprio un, un articolo anche accademico, no? se non sbaglio, su questa, uh -huh. c è, c è. su questa sua esperienza, di come all'interno di Breath of the Wild si eh, potesse, lei l'aveva fatto, fare una run senza... Uccidere gli animali, ma in, per nessun motivo, no? né per costruire oggetti, né per... E questo effettivamente è con i suoi limiti, però è, è un'operazione eseguibile in tanti, in tanti giochi di questo tipo. A me affascina, visto che parlavamo di Elden Ring, devo provare a fare una run pacifista. Visto che ci sono gli spiriti e <ride> qualcuno qualcuno l'ha fatto, si può ah, vabbè, senza per, fare per, nemmeno un danno ai nemici. Quindi, come un monaco tu, che pacifista. <ride> ok, ok. Cioè, comunque in battaglia, però tramite altri, <ride> sì, okay. Esatto, quindi Guarda, ecco. Que... Cioè, ti, ti, ti racconto questa. Cioè, io questa, questa cosa ho deciso di farla con gli ultimi Assassin's Creed, mm -hmm. quando in, in Assassin's Creed Origins c'è un punto dove nel deserto, quindi tu stai a cavallo. Anzi, a cammello. Eh, vai, 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 cammini, 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 arrivi in questo punto eh, solo perché dentro c'è questa arena con gli elefanti che ti attaccano, non si sa bene perché, però tu li devi ammazzare. Siccome era una missione, cioè, mi ha fatto schifo come cosa, perché. Eh, Proprio per quel discorso là del fotorealismo, no? Cioè, io non sì, riuscirei sì, mai sì. a giocare, per esempio, i monster hunter perché ho visto degli amici dove ho appena tu gli dai abbastanza colpi, poi c'è la bestia, tipo che, che zampetta, così mm. e eh, che non ce la farei mai. Arrivo a quel livello là con, con l'elefante e ho detto: basta io sta robe qua dove ammazzo gli animali, perché devo ammazzare gli animali, non le voglio fare più. E Odyssey sì. e Valhalla... Ho, gi ho giocato tutti e due i capitoli cercando il più possibile di non, eh, di non uccidere animali ed, ed è fattibile tranne missioni principali dove il nemico ti fa l'imboscata apre le gabbie e, e quindi e se sì, non sì. fai la missione non lo completi è molto 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 fattibile uccidendo pochissimi animali e, tra l'altro c'è un gioco invece recente che si chiama Weird West mm -hmm. che, che te li mette proprio nel, nel contatore finale che alla fine ti dice quanti umani hai ucciso, quanti mostri hai ucciso e quanti animali hai ucciso, facendoti anche vedere il rapporto no, tra, tra le due cose. Ed essendo ambientato nel West, sì, ci sì, sono, sì. nel Weird West, ci sono anche tutti questi lupi licantropi, questi orsi mannari, queste robe un po' strane. E anche da quel punto di vista è curioso perché ti fa vedere se hai fatto la, la RUN. Eh, appunto antispecista eh, o, o robe di questo tipo eh, sì, sì, sì. iniziano ad esserci queste, queste sì. possibilità. Poi bisognerebbe anche capire e ragionare un attimo sul, sul perché, magari, ci viene voglia, in questo caso a me, a te, ma anche, anche ad altri: di, di fare una run di questo tipo senza cacciare gli animali, nel senso che. Eh, come nel caso di Ghost of Tsushima, è un po' un limite del gioco stesso, no? Cioè, quando noi interpretiamo un avatar c'è sempre un'astrazione. Un Ora, per quanto noi possiamo avere un io, per esempio, sono fortemente contrario alla caccia per come la intendiamo oggi, in senso prettamente sportivo, ma ho abbastanza conoscenze da poter dire che a livello universale per altre popolazioni per altre epoche, la caccia non è sbagliata, è il discorso che facevi in merito a Assassin's Creed 3 te lo fa capire e quindi tu calandosi nel personaggio accetti quell'idea eh, quindi ecco, sono tutti spunti che secondo me chi realizza, chi scrive oggi giochi di questo tipo eh, quando si tratta dei rapporti con la natura Deve, deve considerare o in un modo o in un altro. Puoi scegliere come Ghost of Tsushima di lasciarli stare, se invece decidi di affrontarli, credo che nel pubblico ci sia la, anche la sensibilità giusta che, che lo richiede eh, di, di affrontarli con, uh, con il giusto peso. E... Che... dimmi, dimmi, no, cioè, cioè, secondo me questa cosa riguarda anche sempre il discorso dell'Ancannivale, nel senso eh. che ancora oggi, soprattutto gli open world, hanno quei limiti tecnici di cui parlavi, legati sì. anche al fatto che eh, non riesci a rappresentare il grande tema delle intelligenze artificiali, no? cioè gli umani sembrano ancora molto spesso stupidi, pensa sì. alle pattuglie proprio di un ghost of Tsushima, tu basta che guardi per 30 secondi ed è evidente che stiamo parlando con un computer, e non con, cioè con un'intelligenza artificiale, non con... mentre con l'animale... Anche solo per il fatto che è effettivamente un animale e ha dei movimenti che non devono rappresentare la complessità dell'essere sì. umano, magari all'interno di un accampamento, eccetera, molto spesso è più facile credere che in quella frazione di secondo emotivo prima che tu sia capace di dire mi trovo nella finzione, tu creda a, a quell'animale, tu creda eh, alla tigre di Far Cry, tu creda alla, eh, alla volpe di Tsushima, eccetera. E quindi e poi c'è il paradosso che uno dice: mi va bene trucidare mille esseri umani in sushi, sì. però provo commozione nei confronti invece degli animali. Perché in realtà quegli umani, molto spesso, al di là del fatto che di solito il gioco li descrive sempre come il male, sì. mentre l'animale spesso capita semplicemente. Il sì, neutro. Sì, sì. Esatto però eh, c'è anche da dire che sono molto più credibili eh, e in questo c'è il discorso di Dasgard, cioè mm -hmm. l'animale è molto più complesso da rappresentare in certi sensi, soprattutto anatomici, però contemporaneamente hai l'opportunità, non facendolo parlare, paradossalmente, di avere una comunicazione videoludica secondo me più credibile, più, più sensata rispetto a un essere umano che è sempre complicatissimo da... Da, da proporre in sistemi interattivi secondo me. Va anche uh, detto che casualmente se un animale generalmente è cattivo lo chiamiamo mostro uh -uh. Cioè, per <ride> comunque dargli una connotazione negativa che ci spinge almeno a giustificarne l'uccisione. Perché per esempio in Monster Hunter appunto al di là del fatto che c'è effettivamente l'animale che zampetta, una cosa che è un po' inquieta di Monster Hunter una volta che uno lo guarda da questo punto di vista è che Sostanzialmente si tratta di ammazzare animali a destra e a manca, perché bisogna abitare quella terra dove siamo arrivati con gli umani, eh, che tra l'altro, poi i mostri servono per costruire altra attrezzatura. Quindi, uh -huh. sostanzialmente uccidere, per uccidere mostri e utilizzare per mostri. Sì, per... sì, cioè, no. E quindi, da questo punto di vista, è, è proprio spirale, è di è, sì, spirale di morte e consumismo proprio estremo, eh, sì, sì. senza precedenti. Insomma, eh che poi in una crescita costante perché in mm. monster Hunter c'è anche la cosa che i livelli della stessa bestia aumentano all'infinito o comunque a, a lungo eh, fino a che non c'è il nuovo aggiornamento dove i livelli crescono ancora e tu puoi continuare in questa caccia appunto infinita che, che, che non smette mai eh, sì anche, cioè, anche mm. questo appunto eh, sono tutti modi eh, che abbiamo di rappresentare la natura che che la che la banalità, attenzione, questo vale anche per l'essere umano molto spesso, cioè il mm -hmm. modo in cui eh, Andrea diceva è un confine su cui bisogna eh, muoversi. In realtà, io non sono tanto d'accordo che sia una questione di è un limite perché è ovvio che il videogioco debba essere così, ma, ma è proprio una scelta perché mm -hmm. se tu volessi, eh, ci sono esempi come Red Dead Redemption, appunto, ma andando negli indie. Eh, Outer Wilds eh, sì, sì, sì. eh, tanti altri giochi che ti dicono che se si vuole o in Other Waters che, che se, se si vuole si può è sì, che sì. a quel punto viene a mancare quella componente per esempio di facilità e, e velocità del ah, rapporto sì. con lo spazio e quindi giustamente Assassin's Creed ti metti a cavallo, vai dal punto A al punto B e tieni premuto B mentre cavalchi e tutto quello che passa in mezzo rocce arbusti, cadaveri tu lo raccogli Così appena hai finito questo percorso ti, sei trovato, eh, ti, ti ritrovi con, con, con tante risorse accumulate che probabilmente a quel punto diventa necessario nel senso che si ha la prospettiva di voler offrire una certa componente ludica, quindi molto veloce, molto immediata da accumulo, però è comunque una scelta. Cioè io decido di farti divertire veicolandoti come messaggio queste caratteristiche sul rapporto che tu con l'avatar hai col mondo. E, e, e quindi non è tanto, come dire, un limite, un obbligo, ma è una scelta cosciente che si fa. E, e, e non so se a questo punto ti va bene di parlare della Last Guardian, però pensa, cioè, questa è anche la scusa che, che si è usata per giochi come The Last nel dire, eh, non so se tu hai giocato The Last of Us, sì, però sì. c'è il fatto che Ellie fosse invisibile ai nemici sì. È stato dichiaratamente giustificato da, dal game. Eh, insomma, da, dal responsabile della parte gameplay, quindi non da, da Drackman, o da, mm -hmm. da chi era. Non mi ricordo l'altra firma. Però comunque dicendo che per loro sarebbe stato troppo, cioè sarebbe stato eccessivo, data la difficoltà del gioco, avere costantemente questa ragazzina che ti richiamava e tu che, 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 che ti sentivi frustrato perché c'era questo soggetto a cui tu dovevi badare. E quindi hanno deciso di scindere le emozioni che si provavano, avendo la parte di gameplay dove tu ti sentivi particolarmente coinvolto da una componente ludica di essere bravo a strozzare quello, non farsi vedere da quell'altro, eccetera, e poi la parte cinematografica, invece, è più convincente da un punto di vista emotivo. Se proietti questa cosa su The Last Guardian ci si rende conto che invece è stato l'esatto opposto, cioè il gioco è stato proprio criticato perché non si voleva badare a Trico nella parte di gameplay, si voleva che, che Trico fosse immediatamente responsivo nelle cose che si fanno, quando invece è proprio quello ciò che rende The Last Guardian magari poco divertente da giocare. Ma non è divertente all'inizio avere il rapporto con. Eh, penso che chi ha, chi ha avuto, chi ha un cane, eh, l'abbia vissuta questa cosa, la difficoltà di comunicare sì. con, eh, con la bestia che non parla la tua lingua. Mm. E quindi, secondo me, questo è indicativo: no? il fatto di un intero settore, anche la critica, anche i content creator, anche gli influencer, che ha ricevuto un gioco palesemente che, che cerca di parlarti del rapporto con la natura. È che guardi dalla prospettiva del non è abbastanza velocemente responsivo. Io sì. voglio finire i livelli nel tempo che merito perché sono bravo al videogioco. Mm -hmm. e, e questa cosa, secondo me, è molto indicativa del rapporto che abbiamo con eh, ripeto, con un gioco che, che trovo veramente difficile fra intendere sì. obiettivi. Eh, non so che ne pensate. Tanto sono d'accordo con l'osservazione che hai fatto, io quando parlavo di, di questo stare in equilibrio magari mi riferivo più alla necessità di chi vuole pubblicare un gioco che bene o male accontenti tutti, però il margine e la potenzialità di scelta, come hai detto e come negli esempi che hai citato, c'è, infatti della Scarda è, è un esempio perfetto proprio appunto anche per la sua... In popolarità, se vogliamo. A me la prima cosa che viene in mente è, visto che hai parlato anche del, di come il rapporto fra il protagonista di The Last Guardian e Trico rispecchi molto da vicino quello che chiunque di noi può avere con un suo animale domestico comunque con un animale che lo accompagna è una frase che è una, una di quelle frasi semplicissime quando le ascolti ma che poi in realtà si, svelano, si rivelano molto più profonde che disse un'educatrice un cinofila che si chiama Marina Garfagnoli che è molto molto brava e, e la seguo spesso in un seminario parlando della comunicazione in generale perché è un, è, è un tema molto, molto ampio e, e, e sottile al tempo stesso quella che è la comunicazione fra gli animali, quella che è la comunicazione fra gli uomini e quella che è la comunicazione fra uomini e animali. Hanno delle grosse somiglianze, dei grossissimi legami, ma anche delle diversità che vanno sottolineate. E lei disse questo, comunicare costa, che è una di queste cose che sul momento dice, vabbè sì, è chiaro, poi ci pensi un attimo e, e, e si apre tutta una serie di riflessioni che secondo me parlano perfettamente di quello che accade in The Last Guardian. Comunicare con Trico costa tantissimo eh, per, tanti giocatori, per tutti i giocatori, eh, per alcuni diventa anche frustrante, magari sono quelli che poi criticano il gioco e lo abbandonano, ma anche a quelli a cui, come, come me, il gioco piace, eh, comunicare costa, cioè è un qualcosa che insegna anche molto, non solo sui videogiochi, ma su tutto il resto, anche le cose che ci piacciono e che ci gratificano, Uh, alcune volte costano no? con i videogiochi e con tutto ciò che oggi noi intendiamo come prodotto, anche prodotto culturale che a me non smetterà mai di sembrare un, un ossimoro. Eh, siamo portati a pensare che il costo che noi sosteniamo è il prezzo in denaro no? che paghiamo per averlo, e quindi una volta messo in casa il disco eh, ci dobbiamo divertire. Poi c'è un gioco come Della Scardia, non okay. gli altri fanno capire che c'è un altro tipo di costo emotivo umano che si gioca tutto a livello di sensazioni e che poi ti, ti gratifica come ti gratifica e anzi forse ti gratifica proprio di più il fatto che ci sia questo, questo costo ed è un costo che la scardian vedi in termini innanzitutto di lentezza quello quella è la prima cosa che salta agli occhi no perché la eh, tutto ha un velo di lentezza, a partire anche dai movimenti dello stesso personaggio che sono per certi versi intonati secondo me proprio a quelli di Trico, no? sarebbero certo, stati sì. fuori luogo, sarebbe stato certe volte quando ti muovi sui cornicioni eh, imprechi per il fatto di non riuscire a controllarlo alla perfezione come se fosse un arcade, però in effetti eh, non avrebbe senso che lui si muovesse come in un arcade se poi invece Trico si muove un, come un animale vero. Perché la, la natura, gli animali hanno i suoi tempi, che non necessariamente sono tempi lenti, a volte sono tempi velocissimi, ma sono dei tempi ben, ben, ben precisi. Ed è la Scardia fa di tutto per, per mostrartelo, fartelo capire, fartelo interiorizzare tramite l'esperienza del personaggio. Ed, ed è molto difficile, eh, sia da realizzare. Io credo ci siano riusciti alla grande, pur con qualche ovviamente. Eh, ostacolo, ma è difficile uh -huh. anche da, da assimilare come giocatore, ma insomma. Ma guarda, io, io penso pure che Drust Guardian sia un unicum in una cosa che mi ha sempre lasciato eh, basito per come funzioni in maniera fluida senza quasi che, che te ne renda conto. Cioè sì. è un gioco che ha due rappresentazioni estetiche differenti dei due protagonisti, mm. cioè uno è fotorealistico al massimo, Ancora oggi per me è uno dei personaggi più dettagliati che, che, che ci siano nel, nel panorama videoludico, Trico. Sì. E, e dall'altro c'è invece il bambino, che è un avatar cartunesco proprio per quella questione dell'Ancanny Valley, che è più facile rappresentare realisticamente Trico perché in realtà Trico non esiste, quindi non hai il termine di paragone sì, sì. e quindi ti va bene così com'è. Mentre il bambino è anche per fargli fare delle cadute più grandi e noi non dire: Ah, ma. Eh, però da quell'altezza ti romperesti un braccio e allora sì, lo si sì, fa sì. un pochettino più cartonesco, no? E questa cosa funziona benissimo, cioè non, non ti lascia mai mh, stordito nel, nello sviluppo del racconto, ed è una cosa che, che penso sia davvero un unico, perché non mi vengono in mente altri videogiochi no. che hanno al loro interno questo dualismo estetico. Ne parlavamo, mi pare di averla già detta, questa cosa è una puntata sulla direzione artistica con, con Gigio mm -hmm. e, e con Parri. E, e questa cosa del costo emotivo, secondo me, è fondamentale. Mm -hmm. cioè, oggi noi non, non, vogliamo investire solo denaro, mm -hmm. ma l'investimento emotivo è, è veramente qualcosa che, che ci teniamo stretto, e di conseguenza è difficile entrare in comunicazione davvero con i videogiochi. Sì. È che è un costo che non si associa alla difficoltà del gioco, è proprio un mm -hmm. costo che si associa alla complessità delle emozioni sì. che ti vengono sì, sì, sì. proposte. Quindi potrebbe essere anche il gioco più facile del mondo. Ma, ma se non sei disposto a fare cose come, per esempio questo tedio no? dell'aspettare che finalmente Trico ti, ti risponda, <ride> eh, stare lì e pensare... E io rimasi stupito quando eh, ore e ore di gioco, dopo ore e ore di gioco, a un certo punto il bambino dice una roba del tipo perché non mi ascolti mai? Oppure proprio fa il, il, il gesto del bambino arrabbiato e fa, uff, proprio per, perché non mi ascolti? Sì, che sì, è sì. una roba eh, bellissima secondo me, ed è lo specchio di quello che si sta cercando di fare nel gioco. Sì. Eh, Ti fa vivere questo. anche proprio quella che è la, la, la diversità nella comunicazione fra uomo e animale, nel senso che l'animale, se ci pensiamo, comunica in maniera estremamente più semplice no? rispetto a noi, perché ha bisogno di comunicare cose meno complesse, più, più essenziali mentre noi sentiamo il bisogno ovviamente di, eh, di, mille, di comunicare i nostri mille artifici e poi lo fa con meno mezzi a disposizione lo fa principalmente anzi con, utilizzando meno mezzi quindi lo fa principalmente con il corpo con eh, piccoli gesti piccoli movimenti raramente usando la la, la voce diciamo così però noi che ci sentiamo così intelligenti e così pieni di, di risorse, trovarci in difficoltà no? nel comprendere quello che ci sta dicendo un animale, che invece per noi dovrebbe essere una sciocchezza, no? eh, ci è un grande, una grande sfida anche emotiva questa eh, per certe uh -huh. persone che magari convivono con gli animali da sempre magari è una cosa che dopo un po' impari a, ad accettare, ad assimilare e magari riesci anche ad imparare qualcosa tu dagli animali, no? Riesci anche a dire, ok, forse certe cose si possono comunicare meglio proprio come fanno loro eh, in maniera più semplice e diretta però in realtà è una sensazione che non, che non svanisce mai cioè anche con il, con il mio cane che ormai da quattro anni può capitare e, e che insomma con cui convivo ogni giorno, per cui possiamo dire che ci conosciamo a occhi chiusi, però può capitare sempre il momento in cui non ci capiamo, ed è frustrante, avvilente, esattamente come la prima volta. E questo della Scarnia lo, lo trasmette benissimo: sarà un qualcosa sì, di poco ludico, strettamente parlando, di poco divertente rispetto ad altri giochi? Secondo me no, perché, perché l'aspetto ludico sta anche lì. Poi no, non so se, se sapete da dove nasce eh, diciamo, il primo esperimento fatto da, da Fumito Ueda eh, prima di, di Ico, eh, ne parlavo nel video su, della Asgardian su Glitch. Eh, lui costruì questa, questa gabbia per uccelli eh, e la ricoprì di, con, con una sorta di panno nero eh, e mise della terra. E, e, e tu non riuscivi è a, 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 a la posizione in un supermercato e mm. chi passava e c'era scritto attenti al gatto una roba simile mm. e la gente passava e diceva ma che cosa cioè, non, non capisco, lui che era piazzato un po' in lontananza attivava un meccanismo che faceva partire tipo una sorta di, 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 uh, di uh, come si chiama il, 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 mio golio. il verso eh, sì, però ho incazzato eh, no? <ride> okay, viene... un, soffio, un soffio. Sì, quella sorta di Così sì, sì, del, sì, del sì, gatto su, sì, sì. E, e lanciava della terra sì, su, sì. Sulla persona che passava Perché voleva creare Questa, questa cosa che, che rimani sorpreso Dal rapporto con una natura che non capisci Anche sì, quando sì, è in sì, gabbia sì, no? Sì. C'era il contrasto tra la gabbia dell'uccello E il gatto che era chiuso nella gabbia degli uccelli era la gabbia dei parrocchetti, quella... era, una cosa... era una cosa strana, particolare, lui ha mm. sempre avuto in mente questo tentativo di, di stranirti. No? Con, eh... Sì, e poi l'idea è... dell'incomprensibilità del linguaggio, no? è molto bello come l'abbia traslata da Shadow of the Colossus, dove lui usava questa lingua inventata eh, disse no? che mm. l'aveva la, scelta, l'aveva ideata così un po' per replicare la sensazione di quando lui da ragazzino prendeva i videogiochi in inglese e da buon giapponese non capiva assolutamente nulla di quello che ascoltava o leggeva e quindi era come trovarsi davanti a un testo esoterico, misterioso e, ed è bello come abbia traslato questa riflessione, questo approfondimento su Trico, dove su The Last Guardian dove c'è una comunicazione con Trico che è un animale ma che eh, ragiona sugli stessi temi sul, anche sull'incomunicabilità certe volte, sulla difficoltà, sul costo di comunicare sulla pazienza necessaria per comunicare, anche sull'accettare, così come in Shadow cioè of the Colossus tu va bene, hai sottotitoli, però accetti che quello che senti eh, dalla voce non, non lo capirai mai perché semplicemente non c'è nulla da capire. All'inizio, magari, no? tu quando lo ascolti le prime volte, questa voce che arriva dall'alto ti, ti dici: Ma ci sarà forse un codice da decifrare per, per capire che lingua è. Dopo un po', capisci che in realtà non, non c'è, accetti anche che c'è una dose di, di incomunicabilità che deve rimanere. Sì. sì, sì. Hai questa missione che, che non sai, insomma, verso dove, mm -hmm. eh, dove, dove cioè, che, che pensi di intuire dove si andrà a parlare, e poi in realtà è una cosa diversa. E, non so, Gigi se tu volevi dire qualcosa su, sul discorso della Asgardian. Eh. No, perché non l'ho giocato, giocato? Ah, vero, vero. Eh, lo vero, so, vero purtroppo scusami. sono colpevole anch'io, però no, vabbè, ma ci sta nel senso. D'altronde, eh, ne ma c'è un gioco di cui hai invece esperienza tua che, che, che ti ha fatto vedere magari le cose da questo punto di vista in maniera diversa. Come, come rapporti con io, per esempio, penso che i survival di solito riescano a fare un pochettino meglio tutte queste cose. Proprio perché il loro obiettivo è toglierti il controllo, il dominio degli spazi e quindi inizi sì. a vedere la natura in maniera diversa. Cioè, molto spesso nel survival penso ad Dark, da Dark appena senti i lupi, ti caghi addosso, sì. e, te, e, te, e, te, e te ne vai cioè scappi, accendi il fuoco, provi a fare qualcosa. Insomma, per, eh, per evitare di incontrarli, non è come negli altri giochi dove ti servono, così ti fai la borraccetta sì, bella sì, sì, carina sì, sì. con la pelle mm. di lupo, ma e non perché il survival abbia chissà, magari, cioè non perché dietro ci siano firme che hanno chissà che, di dire chissà che cosa del rapporto con la natura, ma perché è nel survival che si ricostruisce un rapporto con la natura che esula dalle logiche di oggi dove noi il rapporto con la natura molto spesso quasi non l'abbiamo più. C'è gente che vive tutta la sua vita in città senza vivere, convivere con un animale e senza andare a vivere la vita esterna e la natura la vede solo... In quel fenomeno che Andrea dice nel, nel podcast, questo eh, eh, com'è che dice com che, che si dice re, re, reinforestarsi, re, re sì. reinforestarsi, re e, ma che sono piccoli momenti, diciamo, di rincontro con la natura nel, nel, nell'urbano, ur, nell e il survival invece ti dice proprio cosa succederebbe se. In, in miliardi di modi diversi, dallo zombie al, al The Long Dark o al Subnautica, e però, in tutti questi elementi sei obbligato. Quindi non so se tu hai vissuto qualche, qualche gioco. Che... Ma mi vengono in mente esperienze, magari con Minecraft. Che comunque, insomma, uh -huh. non è un survival in senso canonico, però lo può diventare e comunque. Tutto sommato, anche lì ti ritrovi sostanzialmente in un mondo deserto e devi imparare più o meno a cavartela. Poi, vabbè, io pensavo molto anche al discorso del videogioco come che non deve necessariamente divertire. Io avendo rigiocato recentemente Death Stranding, eh eh, Death Stranding oh, effettivamente è un gioco dove non ci si diverte. E mi ricordo anche che ho discusso con una persona Un Romix, perché questa persona non gli piaceva proprio Death Stranding proprio perché non ci si divertiva. Io dicevo, ma non è per forza che devi divertirsi. <ride> cioè, è, capisco che può, essere, può risultare masochistico, però d'altronde eh, In death stranding è tutta una sofferenza. Mm -hmm. E però è anche quello il bello del gioco. E il dover, al di là dei concetti poi che esprime che insomma sono, sono super attuali, proprio il fatto di dover pianificare, di, di dover faticare ad ogni singolo passo, eh, è lì sì, è... e se vogliamo anche un ricollegarsi un po' alla natura, perché comunque anche lì sì. a un certo punto non è che puoi sempre fare ricorso alla tecnologia, soprattutto agli inizi del gioco, eh, lì devi camminare, devi devi studiarti tutto quello che hai attorno e quindi convivere con, mm -hmm. con la natura circostante e poi sempre in discorsi di convivenza con la natura mi veniva in mente il podcast che avevamo fatto sul, su come l'occidente e Oriente affrontano il videogioco come world perché effettivamente mm -hmm. avevamo notato anche in quel frangente che generalmente l'approccio orientale è sempre più volto verso l'esplorazione pura senza indicatori, senza segnalazioni. Visto che abbiamo citato due esempi, eh, insomma, secondo me magnifici, come Breath of the Wild e Elden Ring, che comunque fanno entrambi dell'esplorazione sostanzialmente il perno, ho pensato anche a questo rapporto qui. Magari uh -huh. più Zelda, visto che comunque appunto c'è tutta la componente crafting che è un po' più importante rispetto sì. a quella di Elden Ring, se vogliamo. E quindi ovviamente anche lì c'è un... Un rapportarsi verso nei confronti del mondo e della natura che ci circonda molto più eh, poi, forte. Se non sbaglio, mm. sin dal primissimo Zelda, ehm, come si chiama l'ideatore? Eh, no, un uma. Eh, come si chiama l'ideatore del primissimo? C Ho eh, questo attimo, vuoto di memoria. Attimo, Comunque, certo. eh, ricordo un'intervista dove diceva che sostanzialmente quello che desiderava fare era riproporre questa sensazione che lui provava proprio quando andava in campagna. E a un certo punto si sentiva perso di fronte al laghetto e diceva: Mi dovevo ricordare che arrivato al laghetto, dovevo prendere a sinistra piuttosto che a destra per riuscire a tornare eh, verso casa. Che è una banalità, mi rendo sì. conto che è una banalità, ma forse proprio per quello che dicevamo prima, cioè del fatto che oggi spesso si vive tutta la vita senza avere più un rapporto con la natura, forse serve riproporla in queste versioni eh, ridotte, virtuali, eh, che però ti creano un po' un legame nel momento in cui quella è veramente natura e non quello che abbiamo detto fino, mm. fino ad ora. Tra l'altro, una cosa bella di The Stranding invece, che mi è venuto in mente mentre parlavi, il fatto che. che che non, non fa finta che non ci sia un elemento antropico nella costruzione del mondo di giù. Cioè, tu, il tuo compito è letteralmente costruire cose umane mm. sugli spazi naturali per riuscire a ricostruire quello che, che è venuto a mancare. Ma, ma la particolarità della, della caducità di questi oggetti, no? cioè sì. il fatto che passa il tempo e vengono distrutti, se non c'è cura si perdono, è qualcosa che già rispetto al un videogioco tradizionale no? dove appena arrivi a completare il leggendario esotico, poi c'è la stellina, perfetto, bravo, sì, complimenti, sì. adesso è tutto tuo. E invece in Death Stranding è una costante lotta contro sì. la natura per riuscire a, a mantenere il controllo tramite le costruzioni di questi, eh, di questi spazi, perché altrimenti immediatamente la natura, una natura per carità particolarmente ostica, quella di, di Death Stranding. Sì. Però eh, anche quello, secondo me, è un tema interessante. Non so quanto ho voluto, però emerge. No, That stranding, secondo me, è un esempio ottimo. Ehm, anche perché quel, quell'equilibrio eh, di cui parlavamo prima e di cui un, un gioco grosso, su, su cui un gioco grosso spesso si vuole mantenere, eh, Kojima si è tranquillamente permesso di gettarlo nel cestino e ha fatto quindi anche scelte eh, appunto. Importanti e il rapporto che c'è con la natura, non tanto finora abbiamo parlato più di, di animali, diciamo così, uh -huh. ma il rapporto che c'è nel training nella natura come paesaggio, come i suoi elementi anche vegetali, ma, ma non solo, anche inorganici, ehm, secondo me è molto profondo e molto originale. Io stavo pensando anche, ad esempio, al rapporto che c'è con la natura eh, quando si gioca un walking simulator, per esempio. E nello specifico pensavo a Firewatch uh, di Erester. Lì secondo me c'è un, un bel rapporto con la natura barra paesaggio, nel senso che c'è un'immersione un no? e il paesaggio da semplice scenografia, come spesso è in un certo stile di gioco, diventa parte della narrazione. No? Uh, in in Erester ci sono proprio dei punti, dei landmark. Che ti racchiudono elementi del, della storia. E, però è una natura che per quanto non sia scenografia, eh, e per quanto sia molto interattiva, dal nostro punto di vista, è comunque statica. Tu la vedi all'interno di una storia più o meno, più o meno fissa. E, mentre invece la cosa bella, profonda, originale, ma, eh, di, di Death Stranding è che è una natura più dinamica, poi un dinamismo che si traduce nella decadenza perché è una natura che sta cadendo a pezzi, però in realtà se, se guardiamo con attenzione sta cadendo a pezzi a un ritmo diverso da quello a cui sta cadendo a pezzi l'umanità cioè l'umanità è crollata, quella di Death Stranding è crollata in un abisso piuttosto profondo, la natura invece grosso modo ha accusato molto il colpo, gli animali sono estremamente scarsi ma Anzi, le non ci sono, però ecco. no, tutto sommato la natura se la cavicchia, no? le montagne stanno sempre lì eh. e poi questo eh, rapporto che si ha eh, con il punto strettamente interattivo e, e problematico: nel senso che è tutto un costruire e un distruggere, è un costruire per poi vedere la nostra costruzione. Eh, Subire gli effetti del tempo, subire gli effetti della cronopioggia e quindi ricostruirla di nuovo, curarla è un qualcosa che ci dice, che ci dice molto sul nostro rapporto con la natura, perché non, eh, allontana il rischio, che è un rischio molto grave, di pensare alla natura come un santuario che noi dobbiamo mettere lì dietro una teca. Quella, secondo me, è un'estrema razio, è una cosa a cui insomma forse ci arriveremo, speriamo di no nel momento in cui decidiamo che tutto è irrecu irrecuperabile, ma a condizioni normali eh, il solco tra, tra natura e, e cultura come si suol dire, non è un solco che si scava così eh, nella terra e noi lo rispettiamo, sono, sono luoghi e sono mondi che comunicano e che eh, si è, è interscambiabili i luoghi di Death Stranding sono molto molto simili a uh, quelli che uh, Gilles Clemand definiva il terzo paesaggio, che è una definizione molto molto bella perché fa pensare proprio a un qualcosa di decadente. Eh, lui diceva sì. che il terzo paesaggio sono i luoghi abbandonati dall'uomo, no? come quelli di Dead Stranding, però luoghi abbandonati dall'uomo che diventano fertili, perché non vuol dire che nel momento in cui noi ce ne andiamo crolla tutto. Sono luoghi di grande ricchezza biologica. Che nasce proprio dalla contaminazione anche tra uomo e natura e animali. E questo in Death Stranding, secondo me, c'è in un'immagine eh, emblematica e molto bella, che è quella delle strade che tu costruisci quando tu le inquadri da certe angolazioni. È molto bello e molto significativo vedere come queste strade eh, serpeggiano proprio. Tra le montagne devono rispettare perché tu non sei assolutamente onnipotente e neanche superpotente in stranding, sei abbastanza risicato con le risorse che hai. Quindi queste strade sono anche abbastanza scalcinate. E poi non hanno molto spesso ponti. No? Sembrano un po' galleggiare come un qualcosa mm -hmm. che si eh, fonde anche proprio a livello visivo con il paesaggio. Una volta costruite questa era la cosa a proposito di, di comportamenti emergenti all'interno dei videogiochi, io più che finire Death Stranding mi ero fissato sul creare la rete di strade che coprisse tutto il continente perché identico, io con, le... con la sì, strada sì. in sé, Proprio io, per con le, con ah, okay. sì. io con le funivie con le funivie per quello che dicevi tu delle montagne ci cioè, ho detto se sì, invece sì, facessi sì, 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 anche vai, la funivie in realtà è molto bella perché ti permette di attraversare i luoghi ma rispettando poi l'ostacolo della montagna, no? accettando. Eh, esatto, esatto, cioè non crei sai, il buco, esatto. ma eh, lo devi, sì, è veramente un, un gioco. E, e torniamo al punto che è stato poco apprezzato perché al contrario dei vecchi Metal Gear, secondo me ti chiede un carico di investimento emotivo sì. per capirne la comunicazione che è molto alto rispetto allo standard. Eh, già il fatto che tu debba rimanere concentrato da un punto di vista emotivo nei confronti di un tema, piuttosto che alternarlo con qualche sparatoria qua e là, sì. già è, è qualcosa che lo rende molto più ostico da digerire. Io non penso che sia veramente noia quella che si prova. Io penso che chiunque dice mi annoio, in realtà in quei frangenti dice a se stesso in questo momento non ho le energie emotive. Di, sì. di farmi coinvolgere da, da questa comunicazione. e Magari lo, lo nega a se stesso, non sto dicendo che non ci crede, però sì, sì. Eh, non penso che sia veramente noia, penso che sia il, des il desiderio di rimanere più leggero, perché iniziare a ragionare su quelle robe lì poi ti comporta un carico emotivo mentale molto pesante. Che per me non è masochismo, come dicevi tu, Gigio prima, ma è accettare la complessità, sì, accettare sì, no, che ci sia qualcosa mi di più. Punto. No, e mi, parlo, parlo di modo che perché per molti appunto il videogioco non è... Cioè siamo ah, dici, siamo ancora... A come ci si approccia. Sì, okay. perché comunque stiamo ancora un po' faticando secondo me al... Cioè, come ho già detto in tanti altri podcast precedenti, abbiamo abituato comunque il pubblico a vedere il videogioco sotto un'ottica prettamente di consumo. In volta uh -huh. all'entertainment più puro insomma, dal punto di vista proprio, mh, nel senso più puro della parola. Quindi dobbiamo, uh -huh. eh, per esempio, come quando ci lamentiamo che diciamo ci sono i fuori videogiochi, la politica dei videogiochi. Però in realtà avevamo un Final Fantasy 7 che faceva eh, dei beh. discorsi contro le corporazioni, contro la distruzione del pianeta. E quindi in questo era... periodo, eh, sì <ride> esatto. <ride> Anche variamente leggibile, eh, <ride> eh, sì. <ride> E quindi capito? E quindi dobbiamo purtroppo, cioè, purtroppo do abbiamo come missione ulteriore quella di eh, educare il pubblico ad affrontare anche le tematiche un po' più oscure. Come abbiamo fatto anche con Metal Gear Solid 2 nella scorsa puntata, dove abbiamo dovuto eh, approfondito le tematiche di, di Sons of Liberty che comunque sono ancora attuali e che si rispecchiano appunto come dicevo anche prima di iniziare la puntata ad Andrea il fatto che adesso abbiamo i nostri giornali che tra eh, crisi climatiche, guerre in Ucraina e tutto quanto si occupano della separazione di Francesco Dotti e Rari Riblasi, che magari è un argomento che può interessare a molti, non, 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 non nego, però magari vederlo come titolo di apertura sulle maggiori testate nazionali fa un po' sorridere, mettiamola così, insomma edulcoriamola, fa un po' sorridere. E Invece quindi anche è... il rapporto con la natura, ovviamente, va anche rivisto in questo senso. Infatti, adesso, mentre parlavamo, un gioco che mi è venuto in mente, che credo ancora debba uscire è Terra Nil, che è un, mm -hmm. un gioco di devolver, che è un, sostanzialmente mm -hmm. un City Builder al contrario, ovvero parte dal presupposto che abbiamo la terra devastata, quindi l'ambiente è completamente distrutto, e noi dobbiamo, siamo incaricati di doverlo ricreare cercando di ripulirlo. Quindi cercando soluzioni comunque. Eh, Ecologiche sostenibili mi è venuto in mente perché, ovviamente, mi devi nuovamente terraformare proprio. Esatto. Oh. Sì, sì, sì. E la cosa particolare è che, al contrario di un eh, all'inizio, sembra un Sin City, no? però con i mm -hmm. boschi, i laghi. Mm -hmm. La cosa particolare è che, alla fine, sali sull'astronave e te ne vai, mm. cioè abbandoni <ride> il pianeta. e Sono curioso di capire verso che prospettiva andrà perché, come diceva Andrea, secondo me, stiamo arrivando oggi. Non intendo minimamente dire che sia il problema principale, però inizia ad esserci un rapporto quasi paternalista nei confronti della natura, sotto certi punti di vista, atto a, a bloccarla in un momento, come se la natura non fosse un flusso, non fosse anch'essa un discorso, cambiamenti che avvengono, cose che succedono. E, e quindi sembra quasi voler suggerire la classica questione, l'uomo, il virus. Eh, altrimenti tutto sarebbe perfetto tutto andrebbe... gli animali non morirebbero più ci sarebbe animale che caccia l'altro animale tutte quelle robe lì eh, però sì eh, anche quello è eh, anche a me era venuto in mente mentre ne parlavamo però sì appunto non essendo ancora uscito qualche punto interrogativo c'è però sicuramente è interessante Invece avevo pensato mentre, mentre parlava Andrea: questa cosa di, di Death Stranding secondo me si applica un po' a tutti i giochi post-apocalittici. Che da questo punto di vista lì si guarda e, e, e ci si chiede, vabbè, ma alla fine sono davvero post-apocalittici? Nel senso che, se pensi a, ai Fallout, agli Horizon, ai The Last of Us, eh, se c'è una cosa positiva è che effettivamente la natura ha ripreso possesso di questi terzi paesaggi. C'è tutto della Stovas, sia l'uno che il due, soprattutto il 2 per me è il suo pregio più grande. Hanno questi, cioè, si vedono proprio i palazzi che vengono conquistati da questi rampicanti e da questi alberi che crescono dentro di loro, iniziano a, a, a spaccarli, no? a, a, a distruggerli. E... Con questi animali sperduti in giro, probabilmente erano degli zoo, no? E c'è la scena delle giraffe nel primo e la scena della zebra nel, sì. nel secondo. Però anche da quel punto di vista poi emerge sempre la differenza del volerla comunicare davvero questa cosa. Cioè per me quello in The Last è un po' una conseguenza non voluta. Perché poi se ci pensi anche il rapporto con i cani, anche quello... Nel gameplay lasciamoli come elemento ludico di difficoltà aumentata perché ti aggirano, ti cacciano, ti attaccano, mentre nella cinematica c'è tutta la questione del cane che uccide, che poi in realtà, però, è il cane di quell'altra, e allora c'è tutta una componente emotiva che, che, che esplode nel momento in cui metti in atto quello che, che metti in atto per evitare, diciamo, di spoilerare troppo. Sì. Però anche lì questo mi lascia capire. Eh, cioè, cioè suggerisce insomma che siano delle, delle conseguenze indirette mentre in altra roba come Death Stranding è troppo evidente il fatto che che, 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 il, che il punto sia anche quello di ricordarti cosa significa davvero eh, fare dal punto A al punto B eh, cioè essere il facchino dell'apocalisse è effettivamente una roba che, è, che non è facile e in questo, come diceva Andrea, anche il discorso del Working Simulator. Cioè, anche lì muoversi in direster nella natura, muoversi nella foresta di Firewatch. Sì. Non è muoversi in una foresta che possiedi, non è muoversi in uno spazio che possiedi. È anche la difficoltà del correre no? il fatto che in Firewatch devi tenere premuto per accelerare non è una corsa immediata che ti permette di tagliare subito gli spazi e di passare dal punto A al punto B velocemente e sei quindi costretto a guardarti intorno e il fatto di sapere che non ci sono armi, vedere il taglio del graffio dell'orso dell sul tronco e chiederti lo incontrerò, cosa succederà Cioè, essere cosciente della presenza di quest'altra natura, doverci scendere a fatti No, tutta una serie di cose sì, che, che li rendono giochi che secondo me già presentano un rapporto più strutturato, più complesso con, con la natura proprio in generale, al di là degli animali, anche mm. la natura nel senso più, più generale possibile. Questo dipende eh. molto proprio dalle sfumature della scrittura, no? secondo me Death Stranding mm. mette... Io penso che il protagonista di Death Stranding sia il paesaggio, e Che l'accento principale sia proprio sulla fisicità, cioè su quanto costa muovere quei passi che ti portano dal punto A al punto B. In altri giochi post apocalittici anche molto profondi e molto belli, come The Last of Us, hai comunque dei protagonisti umani molto volitivi. Eh, non saranno i supereroi capaci di fare tutto di certi giochi, ma sono comunque trainanti, e eh, il resto rimane un po' sullo, sullo sfondo. Eh, walk and simulator come Firewatch eh, anche di Arrester sono un po' a, a metà del quadro no? nel senso che c'è una forte storia personale anche, anche romanzesca se vuoi però con un atteggiamento tutto, tutto diverso e più, più malleabile nei confronti della natura dipende sempre sì, un sì. Po da che sono se, in un certo senso li puoi vedere come mondi simili che però poi vengono affrontati con, con sguardi diversi a seconda di come puoi raccontare la vicenda, sì, ma quello è anche un, uno dei, dei temi che affrontiamo spesso in questo podcast. Almeno una, uno dei miei cavalli di battaglia è anche il fatto che, meno narrativa esplicita c'è, più è possibile riuscire a connettersi interattivamente con gli spazi, col mondo di sì. gioco perché più la narrativa è esplicita, più è chiaro che tu sia costretto a seguire qualcosa che è già stato costruito per te, e poi ti rimangono due alternative, o te le puoi fottere, creando quelle contraddizioni tipiche del videogioco, eh, oppure provi a seguire e di conseguenza però limiti tantissimo le possibilità, quello che hai detto tu, no? fare la run vegana, sì, sì. Eh, perché i giochi sono anche sistemi, i giochi sono anche sistemi di regole che è bello quindi esplorare, vedere e capire come funziona funzionano. Sì. Eh, e da quel punto di vista secondo me c'è tanto anche il discorso che facevi all'inizio dei giochi vecchi, no? Io penso il, il mio primo impatto con Final Fantasy VII è stato ma come questo cavaliere, questa ragazza buonissima che raccoglie i fiori e poi in battaglia non facciamo altro che dover massacrare tutte le bestie che incontriamo perché Grazie. dobbiamo salire di livello, no? E, 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 mi ricordo anni fa quando, quando lo provai per la prima volta provai questa... questa questa scissione no? tra, sì, sì, tra, sì. tra queste due anime e, e magari, se non ci fosse stata una trama più lineare da dover seguire, avrei potuto dire: Sai che c'è? No, invece, combatto solo se ho dati. Io, quando becco gli animali, mm. fuggo sì, 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 sì. o roba di quel tipo là. E invece, ovviamente, non puoi farlo perché poi là ci sono esigenze ludiche di farming, e livellamento mm. e, e tanto altro. però appunto, anche lì è una scelta. E sì, il sì, limite sì. tecnico c'è, è vero, ma, ma lo puoi aggirare. Mm. E, e quindi, alla fine fai sempre comunque una scelta da quel punto di vista, mm. e, Niente questa era la, la cosa breve. Eh, questo si risolve in quello che diceva Francesco prima. No? Che gli animali, spesso in questi giochi tu, eh, salvi tutta la problematica definendoli mostri. No? Quelli di Final Fantasy, gli <ride> sono mostri, e quindi, anche se non ti hanno fatto nulla di male. Eh, li, li, devi, li devi uccidere eh, e da lì poi i giochi come invece Shadow of the Colossus ti pongono il grande interrogativo no? perché stai facendo questi, questi cosi cosa ti hanno fatto alcuni giochi non si pongono la domanda altri sì però ecco secondo me stiamo arrivando anche a un discorso culturale e di densità mm -hmm. e ed evoluzione anche naturale dei videogiochi dove sono diciamo, questa domanda te la poni sempre più spesso ed è bello quando qualcuno la, la affronta in qualche modo, poi le risposte possono uh -huh. essere varie. Sa, sai che hai mai giocato The Walking Dead 2, della Telltale? No, ho giocato solo il primo. In, uh, Gigio. tu, hai, Gigio, tu hai giocato The Walking Dead Sì, ma, Dead? ma molto tempo fa, quindi temo di è non una bene. una scena che evidentemente... secondo me... C'è una scena che secondo me ti ricordi sicuramente, che è quella del cane, che c'è il primo episodio della, della stagione. Proprio il primo episodio della stagione c'è Clementine mm -hmm. che eh, cammina in un bosco eh, e incontra un cane. Un cane col collare. Quindi un cane mm -hmm. che probabilmente aveva dei, 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 degli umani e che, che ovviamente si sono, sono persi, saranno morti o quello che è, che viveva nel, nel bosco. Eh, Clementine incontra il cane che all'inizio è un po' restio nei suoi confronti e poi loro però iniziano a sostanzialmente allearsi per riuscire mm -hmm. insomma a capire come... dura pochissimo questa cosa perché loro poi arrivano da lì a, a, a breve in una zona di ristoro dove Clementine trova... e col cane però lei inizia a parlare no? mm -hmm. Sono, si vede che stanno iniziando a creare un legame e lei a un certo punto trova un barattolo di cibo probabilmente è scaduto, lo apre e inizia a mangiare. E che cosa fa? Ne prende un pochettino, ovviamente lei stava morendo di fame, ne prende un pochettino e lo dà al cane. Io ho adorato il fatto che il cane le ha quasi morso la mano per la fame e quando lei poi lo ha allontanato perché lei si voleva mangiare tutto quello che rimaneva, lui che aveva ancora fame ha fatto per per andare a prendere il barattolo, no? Perché lui mm. si voleva mangiare il resto del cibo perché stava morendo di fame. Ne nasce una colluttazione e Clementine, per difendersi, dà una coltellata al cane e lo uccide. E è una cosa che mi ha eh, stupito tantissimo perché di solito in queste robe pensa alla versione cinematografica di Io sono leggenda, no? Mm. Mm. Cioè, questo cane che è questa sorta di soldato che sacrifica tutto se stesso per te... Eh, sono tutti cani iper addestrati, tutti cani pronti a, a sacrificare veramente se stessi. Questa visione del cane nel sono senso i migliori di... amici dell'uomo, letteralmente, sì, ma, ma non tanto di amico dell'uomo, eh. ma quasi veramente di, di martire mm. per, sì. per, per l'uomo. Per... Invece mi è piaciuta tantissimo questa perché quella è anche una natura che dobbiamo ricordare mm. che esiste. Cioè, il cane che è effettivamente un animale, se sta morendo di fame e tu non sei nessuno per lui, vi siete incontrati dieci minuti fa. Come d'altronde ha fatto l'uomo, perché Clementine anche ha anche difeso il suo possesso, il cibo che voleva perché stava morendo di fame dal, dall'attacco di un'altra bestia. E che è una cosa che, che, vista in quel momento, nella narrativa esplicita videoludica è molto rara, con questi, con questi criteri, no? cioè con questa messa in scena. E capita ovviamente di uccidere l'abbiamo detto fino ad ora ne uccidiamo di, di animali però non con queste caratteristiche spesso sono animali che si trovano nel punto X perché ci devono stare e ti attaccano perché ti attaccano e questa niente mi era venuta in mente perché effettivamente quando abbiamo iniziato a parlare del discorso di esplicita e implicita mm -hmm. è difficile trovare dei, dei, dei riferimenti videologici che, che rappresentino con certe sfumature la questione della natura e in questo caso, dell'animale, animali. Sì, Niente così, quindi vi chiedo. Si allontanano ma... dall'ottica del consumo, che comunque è sempre quella che poi viene più rappresentata, sì. volenti o nolenti, insomma. Sì, di un rapporto anche pari. Uh -huh. cioè, non è che siccome non lo uccidi, allora deve essere questa sorta di angelo canino, sì. che, che è quello che fa, cioè, pensa ai Far Cry, dove tu tiri un pezzo di carne al lupo, e il lupo per 5 ore. Combatte con te, tu gli dici vai lì e lui si lancia contro gli elefanti armati del Chirat. Ora che lo dici, per... caso, in Far Cry c'è anche sempre adesso. Ultimamente hanno preso l'abitudine di mettere sempre l'animaletto di compagnia, quello simpatico, no? Sì, sì, Perché ma quella non è. è... A, a, a... Anche quella è una roba che, che non è che lo fanno perché hanno poca considerazione per gli animali, perché tu gli mandi al, al macello pure gli umani, eh? cioè, dici vai, attacca a un mercenario solo, dici vai, conquista l'accampamento. La, la, Quindi quella è proprio sempre la questione dell'urgenza di dover rendere tutto immediato, eh, netto, semplice, con poca carica emotiva ed empatica. Pensando sì. che Far Cry 2 invece è un gioco che secondo me da quel punto di vista ti rende le cose anche nel rapporto con la natura. Eh, cioè tu dai fuoco alla natura e c'è il rischio che non hai tenuto ben conto del vento e prendi fuoco tu mentre stai sparando mm. in Far Cry 2. Eh, ci sono tutta una serie di cose interessanti da questo punto di vista che poi si sono perse perché appunto poi è venuto Far Cry 3 eh, è tutto il re. ma non entriamo in questo tema no anzi mi dispiace che, io, la, la, che la dobbiamo chiudere qui perché ci sarebbe ancora molto di cui parlare perché ovviamente l'argomento è ampio eh, ma appunto abbiamo fatto una nostra abbondante ora e, però insomma noi insomma, vi consigliamo intanto di, di giocarvi eventualmente i giochi che abbiamo citato anche in questa, questa puntata che sono tantini, ce ne rendiamo conto okay. però insomma, io, io, io farò lista. il mio Farò il mio e mi giocherò della Guardian Perché forse è ora, visto che sono ormai allora, in un'area sì. di recuperi, visto che abbiamo anche un'estate insomma davanti che magari ci lascerà un po' liberi. Diciamo che nelle due settimane di ferie che avrò il tempo per giocare della Guardian lo posso trovare. Ecco, mettiamola così, facciamo anche un po' di responsabilizzazione personale. E detto questo io intanto ringrazio Andrea Cassini per aver partecipato eh, a questa puntata vi ricordo che lo trovate appunto su come podcaster visto che stiamo insieme a podcast con i diari del lupo eh, e poi potete trovare insomma tutti, tutti i suoi lavori come scrittore, traduttore e giornalista eh, vi ricordo che invece noi siamo appunto sempre su sul, sull'internet su stainerdo.com eh, abbiamo già citato appunto il canale di glitch dove ci sono sempre video molto interessanti l'altro abbiamo fatto anche un discorso forse sull'animali sempre legato a de la Sovasso sui video può essere o mi sto sbagliando io ma no, forse ci no, sarà sì diciamo che al momento sulla questione natura eccetera c'è quello su Red Dead Redemption e poi quello eh sì. su, su The Last Guardian appunto e eh, poi abbiamo fatto anche sempre per il prodotto di The Last Guardian abbiamo anche fatto una puntata su Fumito Ueda proprio dedicata a lui insomma poi tempo fa che se spulciate negli archivi del podcast la trovate e beh, direi che a questo punto siamo arrivati proprio alla fine quindi insomma da me medesimo eh, da Claudio e Guglielmo e Andrea Cassini vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, serata, mattina a qualunque ora che stiate ascoltando e vi attendiamo trepidanti per una prossima puntata ciao alla prossima, grazie ancora Andrea. Ciao, Ciao. grazie a voi dell'invito, alla prossima.